Altair, maestro, vieni avanti. Dimmi della tua missione. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. Che vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora, e tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare! Non un'altra parola! Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremmo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Qatar? Morti. No! Non morti. Malik? Io vivo ancora. E tuo fratello? No! Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? Questo si poteva evitare. Il mio fratello. Mio fratello sarebbe ancora vivo. Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco, prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro, siamo sotto attacco. Roberto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masyaf. Dunque cerca lo scontro. Molto bene, non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. Annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Altair, fortuna che sei arrivato. Ci serve aiuto. Che è accaduto? Templari. Hanno attaccato il villaggio. Molta della nostra gente è fuggita. Molta, ma non tutta. Cosa ti serve che faccia? Distrai i Templari. Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno. Come desideri. Prendetelo! Prendetelo!
Ah!